Possiamo parlare di vero esordio con il Brescia Calcio in Serie A? Sì, avevo già giocato qualche minuto in una partita precedente, però oggi ho giocato un tempo e un po' dal primo e sono molto contenta. Fra l'altro sei subentrata in un momento abbastanza delicato, perché vi ha un po' sorpreso questo Mozzecane. Pensavate potesse essere un po' più facile come partita? Sì, esatto. Abbiamo avuto siamo state un po' titubanti così e quindi è stata difficile come partita, però l'importante è averla vinta e aver preso i 3 punti per poter andare avanti così. Ci avevano detto che eri un po' timida, ma magari davanti ai microfoni, perché in campo invece sei stata tutt'altro che timida. Ti sei messa sulla zona di destra e l'hai presidiata bene, o no? Giudizio sulla tua prestazione? Ma non do giudizio. Però hai già parlato con Milena Bertolini, l'allenatrice, quindi quella ti ha sì incoraggiato, giusto? Hai elogiato un po' la tua prestazione? Sì, dai, ho cercato di fare al meglio quello che mi aveva detto di fare. E in qualche modo un proposito per l'anno nuovo, magari qualche minuto ancora in più, va bene per il momento così? Ma va bene così, spero di migliorare sempre più per poter diventare giocare meglio nel mio ruolo. L'ultimissima domanda, la tua emozione quando ti hanno chiamato per entrare in campo appunto in un momento delicato dove c'erano stati un paio di infortuni anche pesanti, perché quello della Baroni è avvenuto subito dopo anche quello della Rosucci, quali erano le tue sensazioni? Ma ho detto entro e faccio del mio meglio per aiutare la squadra a vincere. Non del tutto soddisfatta da parte della tua prestazione? No, non solo per il non gol che non ho fatto, però potevo fare di meglio. È andata bene che comunque le compagne nel secondo tempo sono state ciniche e abbiamo raggiunto il risultato. Ti abbiamo visto a volte un po' combattuta fra cercare l'azione personale, no? Magari per cercare proprio la via della rete o cercare invece la collaborazione comunque con una Sabatino che era in giornata sicuramente positiva, ci ha pensato se non altro lei a sbloccare il risultato. Sì, sono contenta, ho provato molte volte ad andare da sola sulla fascia perché vedevo che comunque potevo dare una mano così alla squadra. I cross li ho fatti, non è andata bene comunque, però abbiamo vinto, quindi è quello che conta. Vi ha sorpreso un po' questo Mozzecane? Poteva essere una partita all'apparenza un po' più facile, abbiamo visto appunto tue occasioni anche sul cross della sinistra, un paio di casi anche per la Rosucci, però la partita non è andata in doppio vantaggio e alla fine vi hanno un po' sorpreso nella prima frazione con il pareggio, forse un po' una doccia fredda. Ma credo che le squadre di bassa classifica sono sempre difficili da affrontare per noi, e sono sempre grintose e quindi noi abbiamo preso un gol un po' da ingenue. E sì, siamo rimaste sorprese, però poi nel secondo tempo siamo uscite bene, abbiamo giocato e abbiamo segnato comunque 4 gol. Nonostante gli infortuni è quello del secondo tempo il vero Brescia Calcio, quindi? Ma non è ancora il vero, però piano piano miglioreremo e speriamo che qualcuna rientri perché ci serve. Ecco, abbiamo detto appunto dei tantissimi infortuni e vogliamo lanciare un proposito e lasciarci così con un proposito per il 2013 anche per i tifosi, insomma, che sono corsi numerosi anche quest'oggi. Sì, sono sempre qua a sostenerci per fortuna, mi dispiace per gli infortuni perché questo 2012 è andato veramente male, speriamo che nel 2013 qualcuna rientri e le altre si riprendano al più presto. 2 gol potevano essere anche di più o sbaglio? Sì, abbiamo creato tante occasioni, il primo tempo non è stato bellissimo, abbiamo sbagliato tanto, però l'importante è riuscire a portare a casa i 3 punti. E fra l'altro abbiamo visto ancora una volta tanti infortuni, purtroppo per il Brescia, anche la vostra allenatrice ha detto che eravate quasi un po' scioccate alla fine del primo tempo. Il Mozzecane vi aveva anche sorpreso anche dal punto di vista tattico? Purtroppo quest'anno non è un anno fortunato per noi, ogni partita abbiamo quasi il terrore di farci male, dispiace, però bisogna andare avanti e cercare di arrivare più in alto possibile.
Qual è stata la svolta? Solo una cattiveria agonistica maggiore nel secondo tempo oppure c'è stato anche qualche altro accorgimento? Magari Milena Bertolini vi aveva fatto sentire un po' la voce nell'intervallo. No, no, abbiamo parlato negli spogliatoi. Siamo entrate con più convinzione, più cattiveria, sapevamo che non era comunque una partita semplice e il secondo tempo secondo me si è vista una bella partita e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. È grande protagonista, abbiamo detto, doppietta. Quali sono adesso i propositi per il 2013, per un girone di ritorno insomma da concludere magari alla grande, no? Sì, comunque è sempre quello di migliorarsi. Noi quest'anno cerchiamo di arrivare più in alto possibile. E i propositi anche per il tuo bottino di reti? No, per me quest'anno è importante vincere con la squadra.